Ascoli. Allora, eccoci qua. E cominciamo intanto un po' a raccontare il progetto, in attesa che arrivi il direttore del Museo Diocesano, e poi sta arrivando anche, come vi dicevo, Don Giampiero. Lo racconto un po' perché davvero è stato un percorso bello, partito all'interno di un progetto più grande, che è quello che la Diocesi sta promuovendo da qualche tempo, che si chiama Articolo 9, Una sola terra. Un progetto proprio volto a promuovere una cultura di rispetto del creato a tutti i livelli, a livello personale, a livello delle amministrazioni, delle imprese, e era fondamentale però partire dai ragazzi, sebbene sappiamo che i ragazzi sono più sensibili degli adulti su questi temi, spesso ci insegnano loro: mamma, perché non hai fatto la differenziata, no? Sono loro i più bravi di noi, però era importante far partecipare anche i più piccoli a questo più ampio progetto. Quindi vi ringrazio ragazzi innanzitutto per aver partecipato, ringrazio, come ho già fatto prima, le vostre maestre, le vostre insegnanti, le dirigenti che appunto hanno accettato di partecipare, e vi dico che, non so se questo voi lo sapete, comunque questo progetto appunto, che si chiama Un podcast per il creato, è stato promosso dalla Diocesi attraverso l'Associazione Intermedia, che è un'associazione che riunisce tutti i volontari che operano all'interno dell'ufficio comunicazione sociale della diocesi. Prima vi dicevo, no? Vi parlavo di questo ufficio. È l'ufficio appunto di cui fa parte, per esempio, tutte le persone che lavorano per Radio Ascoli e per la Vita Picena, e molti sono volontari, e grazie a loro produciamo, per quanto riguarda la radio, programmi di intrattenimento ma anche di informazione. Per quanto riguarda la Vita Picena, produciamo un giornale che è cartaceo e anche online. E questa associazione quindi riunisce tutte queste persone che offrono il loro contributo in questo campo, ma soprattutto promuove anche progetti. In passato ha promosso un progetto che si chiamava Un mondo nuovo da raccontare, molto più grande di questo a cui avete partecipato voi, ma che era sulla stessa falsariga, no? E quindi ecco, questo progetto lo abbiamo potuto realizzare grazie, lo dicevo prima, alla Fondazione Caritas, e quindi io chiederei alla consigliera Rossi Bonari anche un saluto. Buongiorno a tutti, ai ragazzi, alle maestre, al nostro vescovo che è sempre vicino a queste iniziative e le promuove. Ovviamente, come dicevo qui alla giornalista, quando sono arrivata, questo progetto mi ha veramente incantato, perché è un progetto che riguarda sicuramente l'amore per l'ambiente, ma partendo proprio dall'articolo 9 della nostra Costituzione, che sicuramente sapete che la Costituzione è la legge più importante del nostro Stato, è quella che dà proprio i principi fondamentali. È proprio da lì che si deve partire per essere intanto un bravo cittadino. Quindi voi siete il seme che oggi noi mettiamo, che le vostre maestre hanno fondato, per fare in modo che voi sappiate essere dei cittadini bravi, onesti, ma più che altro responsabili verso l'ambiente. Questo è fondamentale, lo sentiamo dire. Noi forse probabilmente la nostra generazione non è stata molto brava verso l'ambiente, ma voi lo sarete sicuramente, e con questo progetto avete tirato fuori le vostre sicuramente capacità e le vostre aspirazioni e forse anche i vostri sogni, che sono un po' anche i nostri. Bene, quindi la Fondazione è venuta a stare vicino, dicevo prima, con un piccolo contributo, ma per un'iniziativa veramente importante. Adesso vedremo i lavori, ma sicuramente i vincitori siete tutti voi. Voi con le vostre maestre e con le vostre famiglie, che sicuramente parteciperanno insieme a voi a realizzare questo grande progetto. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, quindi con questo progetto l'intento era proprio promuovere nelle classi una riflessione sui temi dell'ambiente, lasciandovi liberi, però anche costringendovi un po' a fare una sintesi, perché quando si fa un podcast la prima cosa che dobbiamo fare è proprio sintetizzare gli argomenti e renderli fruibili, e quello che avete saputo fare voi è stato proprio davvero parlare di temi difficili, perché molto spesso i temi dell'ambiente sono difficili da capire, in modo semplice, comprensibile e anche con un certo grado di intrattenimento, che non è una cosa scontata, perché non è facile scrivere e poi leggere, no? Senza annoiare.
Quindi siete stati davvero, davvero molto bravi. Vi racconto che hanno aderito in tutto circa 150 ragazzi e ragazze a questo progetto, e perché la fase iniziale era la visita appunto al Museo Diocesano. Adesso tra poco arriverà il direttore. Perché la visita al museo? Perché il creato, l'avete imparato anche voi attraverso le visite, spesso è protagonista dell'arte, a volte fa da sfondo, ma uno sfondo fondamentale per l'artista, per raccontare, proprio per la narrazione artistica. E quindi avete usufruito di queste visite e molti di voi sono partiti proprio dalla riflessione nate durante queste visite per partire per un percorso. E la cosa che ci ha colpito a tutti noi della giuria, io parlo noi non perché mi do del noi, ma perché dietro questo progetto ci sono veramente tantissime persone che hanno lavorato e collaborato, e quello che appunto ci ha colpito, e mi avete confermato voi prima dicendomelo, è stato il lavoro di gruppo. Cioè si è percepito veramente che tutti hanno lavorato contribuendo più o meno con la loro voce, contribuendo nella scelta dei temi e nelle riflessioni, e si è visto che è stato un lavoro sì guidato naturalmente dalle maestre, ma vostro, che era quello che volevamo. Non volevamo un bel podcast, perché altrimenti avremmo chiamato dei professionisti, ma volevamo proprio un lavoro che fosse per voi un percorso. Alcune classi hanno aderito partendo dalla visita e provando a fare il podcast, però appunto spesso in classe è difficile fare dei progetti, eccetera, quindi poi in sei classi sono riuscite a portare a termine il lavoro e a spedircelo nei tempi previsti dal progetto. Lì sono dovuta essere un po' rigida, perché se c'è un termine, poi è giusto che chi ha inviato entro i termini il lavoro sia un po' avvantaggiato, chi è fuori termine, comunque era un concorso, e quindi volevamo che fosse serio, perché vi prendiamo sul serio, i ragazzi vanno presi sul serio. Allora, vi dico quali sono le classi che hanno partecipato, e sono l'ISC San Filippo e Giacomo con la quinta B e con la seconda M della scuola secondaria di primo grado, con il podcast Luciani Green Teams. Vediamo se ve lo trovo, così intanto ve lo racconto. Allora, ecco, la quinta B della scuola San Filippo e Giacomo, dicevo, hanno registrato il podcast Noi e il Creato, e sono partiti dalla visione del film Wall-E. Voi l'avete visto Wall-E anche al di fuori? Sì, è un film in cui si parla di un robottino che rimane solo su una terra, vi ricordate? Della Pixar. In questa terra che è devastata, dove però trova un seme che ha germogliato, ok? Quindi è un film molto 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 bello, se non l'avete visto guardatelo. Wall-E, ok? E il film, hanno scritto i ragazzi nella relazione che ci hanno mandato, ha aiutato a riflettere sui danni che può provocare una società dedita al consumo sfrenato, che riempie la terra, la nostra casa comune, di ogni tipo di materiale senza preoccuparsi di smaltirlo. La riflessione è continuata attraverso conversazioni e letture riguardanti il tema dell'ambiente, e in particolare si è posto l'attenzione alle parole di Papa Francesco, che ha rivolto una grande attenzione per il tema della sostenibilità ambientale e del rispetto del creato attraverso l'enciclica Laudato Si. In classe è stato preso in considerazione in particolare il testo L'enciclica dei bambini, attraverso il quale è stato compreso che per una vita migliore è importante aver cura della nostra casa comune, la terra, con la corresponsabilità di tutti. Quindi vedete, anche loro hanno fatto una bellissima riflessione. Poi hanno partecipato la Don Giussani. Aspetta. Ah no, allora, vi dico prima cosa ha fatto la Luciani, una seconda media. Anche loro hanno fatto un bellissimo lavoro, l'hanno intitolato Luciani Green Teens. Anche, eccolo, salutiamo il direttore del Museo Diocesano, Marco Lattanzi. Grazie. I ragazzi la conoscono perché sono venuti al museo, quindi hanno avuto il piacere già di conoscerla. Stavamo un po' raccontando chi ha partecipato, insomma, al progetto e su quali argomenti si sono concentrati. E quindi, appunto, dicevo, la classe della Luciani ha fatto un taglio molto moderno con delle interviste, per cui sembrava proprio di star lì e ascoltare in diretta persone che intervenivano. E il tema in particolare
è stato quello del clima, tant'è che hanno ospitato un climatologo che molto spesso anche noi ospitiamo a Radio Ascoli, che si chiama Massimiliano Fazzini, che abbiamo invitato anche per i nostri eventi. E questo era un podcast molto, come dire, molto giornalistico, ok? Molto bello anche questo qui. E poi c'è stata la classe quinta, non è vero, prima C della Don Giussani di Monticelli, che hanno fatto un podcast We Care SOS, Salvare gli animali. E anche qui il lavoro è stato svolto in maniera collaborativa, con incontri settimanali, e la chiave è stata, diciamo, la cura e la protezione degli animali a rischio di estinzione. Quindi anche questo è un lavoro molto bello. Anche questi tre podcast purtroppo non rientrano nei primi tre, quindi qua già il clima, nei primi tre che hanno vinto, ma l'intenzione è quella anche in parte di valorizzarli lo stesso all'interno di una nostra programmazione estiva, cioè comunque qualche pezzettino farlo sentire, correggendone un pochino la parte tecnica, elevandola un pochettino, perché sono davvero preziosi, frutti comunque di una ricerca approfondita. E siamo quindi, guarda caso, con le tre classi che non ho nominato, che sono qui. Oddio. Oddio, mi fanno morire questo. Allora, e quindi abbiamo, non le dico in ordine, cioè adesso sto dicendo in ordine sparso, non è neanche alfabetico, comunque. Qui abbiamo la quarta B Tempo Pieno della Malaspina, che ha fatto il progetto In Ascolto del Creato. Chi è? Alzate la mano. Oh, quanti siete belli. Allora, vediamo. Ve li voglio raccontare un pochino. È stato un lavoro a tappe il vostro, vero? È stato bello il fatto che l'abbiate anche fatto capire col podcast, l'avete raccontato questo lavoro a tappe. Mi avete detto prima che avete visto il film La Volpe e la Bambina, vi è piaciuto, vi ha colpito tanto? Sì. Ecco, questo, insomma, con la guida degli insegnanti, loro hanno proprio raccontato il percorso fatto e hanno voluto tutti dare il loro contributo. Infatti poi vedrete che, insomma, un pezzettino lo sentirete anche voi. È stata proprio anche una ricerca, un'esperienza sensoriale, no? Un percorso nella natura attraverso i sensi. Poi mi raccontate qualcosa anche voi, eh? Avete già parlato, quindi ormai riuscite anche a parlare in pubblico sicuramente. Poi abbiamo la quinta dell'ISCA Concezioniste, che si notano dalle... Loro hanno fatto un podcast a cui hanno dato un nome inglese e si chiama One Earth, One Home, One Love, e anche qui hanno preso dei contributi parlando anche dell'Agenda 2030, quindi una ricerca proprio su questi temi, parlando anche, partendo dalla Laudato Si, dal messaggio di pace anche di Papa Francesco, e appunto approfondendo e dividendosi anche nei ruoli abbastanza rigidi, no? E insomma, avete fatto anche voi un grande lavoro di gruppo. E poi abbiamo la quarta di Sant'Agostino. Eccovi. Vi trovo. Che avete intitolato il vostro podcast Fai la differenza, giusto? Una bellissima idea. E ecco, avete parlato di un tema veramente importante che vi tocca molto, che è quello della fast fashion, cioè dei vestiti che compri, costano 3 euro e poi li puoi buttare, tanto li hai pagati 3 euro, giusto? Oppure che quando tanti di noi, anche adulti, comprano in certi siti e poi mandano indietro, non sapendo che quando li mandi indietro li buttano, no? Invece che recuperarli. E voi avete approfondito questo tema molto molto bene, su questo veramente vi ringrazio. Allora, quindi voi avete mandato, non voi, i vostri insegnanti hanno mandato questi podcast che sono stati molto attentamente ascoltati da una giuria composta da due giornalisti, cioè da me e dalla collega Verusca Cestarelli, che non vedo ma che ringrazio, e da due esperti, il professor Andrea Cittadini Bellini e la dottoressa Valentina Crescenzi. Sono due esperti proprio anche di temi ambientali,
e quindi hanno dato la loro valutazione. Volevo dirvi questo, abbiamo considerato tanti elementi, tra cui, li leggo per non sbagliare, l'originalità, l'accuratezza, la proprietà di linguaggio, che non è scontata, la qualità dell'audio, e quindi abbiamo stilato la classifica. Però è stato difficile, perché erano tutti belli. È stato veramente, veramente difficile. E quindi, come vi dicevo prima, tutti verranno in qualche modo valorizzati, però essendo un concorso è anche giusto premiare chi è stato più bravo. E quindi, adesso mi sposto, chiedo all'operatore, e tolgo un attimo, dovrei togliere lo schermo. Allora, ogni volta che dici no a un indumento della fast fashion, moda veloce a basso costo di pessima qualità, nata nel 1989, stai mandando un messaggio forte e chiaro, perché questa tua scelta può rendere molto più felice te e gli altri miliardi di esseri umani, animali e piante sulla terra. Ogni settimana arrivano 15 milioni di capi di abbigliamento in Ghana dall'Occidente. Solo il 40% è di buona qualità e viene rivenduto al mercato. Il resto scadente va a finire sulle spiagge. Grovigli di vestiti diventano duri come cemento sulla sabbia. I più pesanti restano incastrati sul fondo dell'oceano e i pescatori invece dei pesci tirano su con le reti i vestiti, parrucche e non sanno come sfamare i loro figli. Cosa puoi fare, concretamente? Prenditi cura delle tue cose. Usali il più a lungo possibile. Non comprare cose che non ti servono. Informati. Guarda l'etichetta. Fatti qualche domanda. Come può una maglietta costare 5 euro se arriva dalla Cina, dall'India? Confezionata, tinta, cucita. Ricicla. Preferisci la filiera corta? Scegli un capo di qualità, costa un po' di più, ma nel tempo ci guadagni, da ogni punto di vista. Se lo farai, avremmo vinto! Eccolo! E allora chiamerei il direttore del Museo Diocesano per premiare la classe terza classificata. Chi è? Vi siete riconosciuti? Chi è? Ditelo voi, la? Quarta di Sant'Agostino, venite, venite, con le maestre. Allora, leggo la motivazione e poi cedo il microfono al direttore che dice due parole. Mettetevi belli così vi facciamo la foto. Allora, mettetevi bene. Leggo la motivazione. Ragazzi. Per aver svolto una ricerca molto originale su un problema attuale, quello della fast fashion, ed averlo compreso e spiegato in modo molto accurato, si è distinto per la cura del contenuto e l'attenzione nel raccontarlo ad un pubblico di coetanei. Vince una visita guidata presso gli studi di Radio Ascoli che si terrà durante il prossimo anno scolastico. Allora, questo, io sono Marco e come sapete dirigo il Museo Diocesano, questo tema che avete affrontato è bellissimo, è importantissimo. Tra l'altro nel Museo Diocesano avete visto tante opere, tanti quadri che, in cui i tessuti rappresentati sono così importanti, no? Poi proprio nella tradizione ascolana, ma sono importanti nel nostro mondo proprio riciclare e usare consapevolmente i nostri abiti. Noi non ci pensiamo, no? Ma ormai l'esplosione
globale di tutto questo diventa un problema ecologico. Allora, il modo come l'avete affrontato è estremamente bello, perché è estremamente diretto, estremamente semplice, ma va al cuore del problema. E questo riguarda sia i capi d'abbigliamento che costano poco, ma nello stesso tempo anche l'alta moda. L'alta moda si deve interrogare su questi temi, e speriamo che piano piano anche la grande distribuzione degli abbigliamenti prenda proprio esempio da quello che voi avete detto, perché è fondamentale per il creato e soprattutto per voi, perché voi vivrete in questo mondo nel domani, quindi l'oggi è importantissimo per creare il domani. Grazie e bravissimi. Le maestre, come è andato il progetto? Volete dire due parole? Benissimo, loro hanno insegnato a noi alla fine. Sì. E poi la cosa bella è che loro proprio questa mattina dicevano: ma che cosa abbiamo imparato, no, da questo lavoro? Che adesso controlleremo tutte le etichette di quello che acquisteremo. Ed è già tantissimo, no? Naturalmente loro poi lo estenderanno ai loro coetanei, ai loro fratelli più grandi, ai loro genitori, quindi penso che un seme l'abbiamo messo. Bene, è già un risultato enorme. Bravi, bravissimi. Prego, grazie. Andiamo ad ascoltare un altro trailer. Il trailer, voi lo sapete, lo dico magari per chi non lo sa, è quello che tu, quando tu scegli un podcast da ascoltare attraverso le tante piattaforme che ci sono, prima ascolti il trailer per vedere se ti può piacere, e l'avete fatto anche voi, vediamo un po'. Vi invitiamo ad immergervi nel nostro entusiasmante percorso a tappe, in cui ci siamo lasciati coinvolgere da un protagonista spettacolare, il creato. Verso i suoni, rumori, colori e odori. Ci siamo emozionati. Abbiamo lasciato correre i nostri pensieri e liberato i nostri desideri. Primo giorno, il creato che interviene nei capolavori custoditi nel Museo Diocesano. Secondo giorno, il creato che ci interpella attraverso i sensi. Terzo giorno, il creato in una commovente storia di amicizia. Quarto giorno, il creato nella testimonianza di uno stile di vita sostenibile. Quinto giorno, il creato nel nostro gruppo mascherato di carnevale. Sesto giorno, il creato raccontato da noi in prosa e in versi. Settimo giorno, il creato come realtà che ci appoggia e ci supera. Il creato è una cosa bellissima che dobbiamo proteggere e custodire. Vi siete riconosciuti? Immagino. Per voi è stata una sorpresa, quarta B, ma la sfina, venite. Chiederei a Don Giampiero che, per fare le veci di Maurizio Piccioni, anche che è il presidente di Intermedia, che non è potuto intervenire, e anche del Cinecircolo, visto che appunto è stato partner dell'iniziativa. Allora, questo è il... Leggo la motivazione, mettetevi belli così facciamo la foto. Per aver intrapreso il progetto come un vero e proprio percorso, iniziato dalla visita ai musei diocesani e proseguito in classe con diversi appuntamenti. Si è distinto anche per la volontà di coinvolgere tutte le alunne e tutti gli alunni nella realizzazione della puntata e per la cura dei contenuti. Vince una visita guidata presso gli studi di Radio Ascoli, che si terrà il prossimo anno, e un buon acquisto di 250 euro presso Cusciani Musica. Così vi fate un podcast anche a scuola. Allora, darei un attimo la parola a Don Giampiero. Bene, allora, intanto siete stati bravissimi. E qui vorrei sottolineare una cosa di tutto questo progetto, cioè l'interdisciplinarietà, no? C'è stata una bella collaborazione, è una parola un po' difficile, adesso la spieghiamo, cioè il fatto che
c'è stato un coinvolgimento dei professionisti della comunicazione, no? Che poi lo state diventando anche voi che avete fatto il podcast, quindi siete stati bravissimi, dei professionisti del mondo dell'ambiente, no? Questi docenti che hanno poi anche valutato i vostri lavori, e della scuola. Quindi credo che sia proprio bello questo collaborare insieme, penso che nella mission che abbiamo come Radio Ascoli, come proprio in questo cammino da fare insieme. Quindi bravi, complimenti, ragazzi. Rimanete un attimo qui, volevo chiedere un po' alle maestre come era stato il percorso. Diciamo che il tema l'abbiamo scelto cammin facendo, eravamo partiti da un lavoro sui punti di forza, punti di debolezza nostri, e ci siamo sentiti parte del creato, questa cosa meravigliosa. Nel frattempo c'era la collega di italiano che lavorava sui pensieri, sui sentimenti, e ci siamo coinvolti in questa esperienza immersiva. È venuta anche a scuola Irene, una scout che ci ha fatto fare esperienze sensoriali, e da parte loro poi sono arrivate le proposte. Ci potremmo mettere quello che abbiamo fatto a Carnevale, che era sull'ambiente, e si sono veramente coinvolti e sono stati loro a spingere, veramente sensibili, e sognano un creato dove ci sia la pace, dove ci sia il rispetto, la valorizzazione dell'altro. Non so. Io solo un ringraziamento e complimenti anche io volevo farli alla commissione, perché avete saputo cogliere questo particolare che non è facilissimo. Siamo in tanti, come vedete, con tante realtà anche piuttosto sfaccettate e difficili da far collimare insieme. E invece c'è stato proprio questo obiettivo, questo sforzo di ognuno, ecco, che ognuno mettesse la sua piccola tessera e per tirar fuori proprio un lavoro di squadra, perché lavoriamo tanto sul collaborare, sullo stare bene insieme, e ecco, c'è stata proprio questa volontà di non lasciare indietro nessuno, nessuno è stato escluso dalle attività, e nessun insegnante, nessun bambino, ma anche fra noi insegnanti, tutte le insegnanti hanno partecipato, chi con, ecco, la visione di un film oppure una lettera, un particolare, quindi c'è stato veramente un lavoro proprio sinergico e di tutti noi. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E allora continuiamo con la premiazione. Bravissimi, bravissimi veramente. E mentre vi sistemate, parto con l'ultimo trailer. Podcast One Earth, One Home, One Love. Un viaggio affascinante tra religione, arte e scienza, esplorando il legame profondo tra loro e le problematiche ambientali che affrontiamo oggi. La religione ci offre una prospettiva spirituale sull'ambiente, invitandoci a considerare il nostro ruolo come custodi della terra e a rispettare tutte le forme di vita. L'arte ci ispira attraverso immagini e suoni, spingendoci a riflettere sul nostro impatto sulla natura e a cercare soluzioni creative per proteggerla. La scienza ci fornisce dati e conoscenze fondamentali per comprendere le sfide ambientali e sviluppare strategie efficaci per proteggere il nostro pianeta. Unisciti a noi mentre esploriamo l'unione tra queste diverse prospettive e scopriamo come possiamo lavorare insieme per un futuro sostenibile per tutti gli esseri viventi. One Earth, One Home, One Love, il podcast che unisce fede, arte e scienza per preservare il nostro unico e prezioso pianeta. Non perdere il prossimo episodio. Disponibile su Radio Ascoli. Ascoltaci oggi stesso.
Allora, diciamo la verità, li abbiamo premiati perché hanno detto disponibili su Radio Ascoli. No, scherzo. Eccoli qui, la quinta. Venite ragazzi, venite, che voi ormai siete di casa. Allora, inviterei il vescovo per la premiazione. Mettetevi bene sistemati. Bianca, passami per favore. Facciamo finta. Ecco, uno e due. Lo diamo al vescovo che vi premia. Eccolo. Facciamo una bella foto e leggo la motivazione per aver prodotto un podcast molto godibile e davvero e da veri broadcaster, che ha evidenziato lo studio del genere combinato all'attenzione al contenuto e la volontà di intrattenere il pubblico. Si è distinto per la qualità generale, la facilità di ascolto e il coinvolgimento di tutta la classe. Vince un corso di podcast presso gli studi di Radio Ascoli e un buono di 500 euro presso Cruciani Musica. Grazie. Allora, come dire, sono stati tutti brevissimi, tutte le classi che sono qui, in modo particolare, terza, quarta, quinta, e tutti coloro che hanno partecipato al podcast. Però volevamo premiare oggettivamente chi aveva fatto un risultato particolare, c'è stata la giuria, e allora siete usciti fuori voi. E allora, grazie davvero. E quali sono le tre parole inglesi che avete sentito? One heart, one home, one love. Che il significa? Una casa, una terra, un amore. Ecco qua. Allora, una casa è la casa comune, una terra, perché una casa è una terra? Perché la terra è un'unica casa. Se gli uomini capissero che il mondo è un'unica casa e che sono tra loro fratelli, forse non ci sarebbero le guerre. E poi, appunto, come in una famiglia, una casa, una terra e un unico amore. E allora, grazie a voi di questo messaggio. Allora, anch'io ringrazio i ragazzi perché sono stati veramente fantastici e, diciamo, come docente ho fatto semplicemente da collante tra quelle che sono state le loro idee, perché ecco, siamo partiti proprio dalla Laudato Si e dal messaggio di pace di Papa Francesco del 1 gennaio 2024 e da quello abbiamo proprio lanciato un foglio bianco, ecco, quindi loro hanno scelto quale sarebbe stato il tema, quali approfondimenti e si sono chiamati da soli proprio esperti. Io oggi, maestra, sono l'esperto di tecnologia, io sono l'esperta di arte, io sono l'esperto in campo religioso e su questo ringraziamo Suor Giuseppina Coccia che ci ha aiutato tantissimo anche nel discernimento per la Laudato Si. E da questo, ecco, diciamo, io ho semplicemente unito quello che loro hanno creato. Quindi grazie e un applauso proprio per voi. Io mi unisco a quello che vi ha detto la maestra, ma anche a quello che vi ha detto il vescovo. Sono i valori che cerchiamo di trasmettere, ma sicuramente anche voi ce l'avete, e hanno cercato di concretizzarli. Bravi ragazzi, io non ho parole, brava le maestre, ma bravi anche voi. Bravi, bravissimi. Volete dire due cose? Sì, allora vai. Secondo me questo concorso non è stato impegnativo ma anche bellissimo perché abbiamo, diciamo così, unito la classe per creare un qualcosa che potrebbe anche servire a altre persone in futuro. Tutto il merito va alla nostra maestra che ci ha aiutato, ci ha sopportato e ci ha coinvolto in questo progetto. A me, io mi sono tanto divertita, sia perché, vabbè, era divertente, poi non per dire, però era bello pure che facevamo un podcast invece che le altre ore scolastiche e quindi mi sono divertita un tanto a fare qualcos'altro. La sincerità. Normalmente.
Bravissimi, bravissimi. Allora, prego, loro un po' erano preparati a questa premiazione, perché, prego, potete fare la foto intanto che racconto, perché essendo una quinta e avendo vinto un corso di podcast, potevano farlo solo quest'anno. E quindi vi annuncio che l'abbiamo concluso ieri, producendo sette puntate che andranno in onda su Radio Ascoli, alla programmazione estiva, probabilmente all'interno di una fascia oraria che da sempre dedichiamo ai più giovani, è quella del mercoledì delle 16.05, dopo non vi preoccupate che non vi faccio perdere neanche una puntata perché mando i link alla maestra, e che è una fascia oraria in cui normalmente si alternano una trasmissione che si chiama Parla che ti passa, che è realizzata all'interno dell'ospedale Mazzoni, del reparto di pediatria, tenuto dall'attrice Cristiana Castelli e dalla psicoterapeuta e clown di corsia Elena Movinkel. È una sorta di laboratorio che diventa una trasmissione radiofonica. Questa trasmissione si alterna alla trasmissione condotta chiamata La città dei bambini, e è realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Queste trasmissioni si sospendono con la scuola, quindi si crea questo spazietto perfetto per far ascoltare sia i podcast che abbiamo realizzati, sia Don Giampiero che dice qualche spezzone anche di tutti gli altri che hanno partecipato, che sono preziosissimi e che noi insomma cercheremo di rimontare. Altra cosa, stiamo realizzando un video, se abbiamo il permesso, poi parleremo, se abbiamo le liberatorie, potremmo anche diffonderlo sui nostri canali, però comunque anche da dare ai genitori, che non potevamo ospitare tutti perché altrimenti si creava un problema di sicurezza, anche perché purtroppo vi dico che ha cominciato a piovere e quindi dobbiamo fare la merenda dentro, ci abbiamo provato a allestire in giardino, ragazzi purtroppo sul meteo non abbiamo ancora potere, però diciamo ecco, ci sarà questo video che sarà anche per i genitori, che potranno insomma vedere anche un po' come è andata la mattinata di oggi. Niente, spero che... Lo riproponiamo, Don Giampiero, questo progetto, eccellenza, anche i prossimi anni, perché insomma sembra che ci è piaciuto. Grazie a tutti, non so se vogliamo fare una foto per tutti insieme. E grazie davvero, adesso c'è una merendina per tutti. Contenti? Affamati?